parliamo del Pescara e quindi di mercato, perché insomma quando si parla di mercato in realtà mai dire mai, sembrava definitivamente tramontata la trattativa per Aloy e invece la pista si è riaperta. Stiamo parlando del centrocampista dell'Avellino, classe 96, in uscita dal club irpino, scadenza contratto 30 giugno 2024. Ricostruiamo però la vicenda, perché l'accordo sulla base di un biennale tra l'agente di Aloy, ovvero Gigi Matrecano, e il Pescara era stato già trovato giovedì scorso 21 luglio. L'ostacolo era la buonuscita che l'Avellino non voleva e non vuole riconoscere al calciatore. Ebbene, Dell'Icarri e il DS Irpino De Vito hanno optato per la soluzione del prestito con diritto di riscatto, ma a decidere sarà il patron del club irpino D'Agostino. State vedendo invece in queste immagini, in repertorio, un'intervista, il difensore centrale sloveno della Ternana Boben, perché si avvicina a grandi passi al Pescara, un classe 94. Ieri abbiamo anticipato la notizia, ci sono conferme anche da Terni, ex Livorno, difensore di struttura, piede destro, forte di testa. Con la Ternana Boben ha collezionato 60 presenze in due stagioni, assistito dall'ex portiere di Chieti Ascoli Francesco Musarra. Il calciatore sloveno è legato al club rossoverde sino al 30 giugno 2024, via libera per il prestito secco. C'è il placet della Ternana che non deve trovare un sostituto, insomma sotto questo profilo strada in discesa. In aggiunta resta sempre in piedi l'opzione Coccolo, il 24enne mancino di proprietà della Juve deve ancora trovare l'intesa per la buonuscita col club bianconero, escluso invece almeno per il momento il ritorno di Brosco. Centrocampo detto di Aloy, attesi sviluppi nelle prossime ore. Kraja dell'Atalanta, classe 2000, arriverà lunedì, il Play Guion entro la fine della prossima settimana, in prestito secco come Kraja ma dal Sassuolo. Trequartista, situazione di stallo per Curcio, mai sondati Schenetti e Vokic. Per l'attacco tentativo per Ferrante della Ternana, poi anche l'italo-argentino Federico Vasquez del Catanzaro, entrambi almeno per il momento non saranno mossi dalle rispettive società. Piace non poco Alessandro Gabrielloni del Como, il classe 94, solo 6 volte titolare nell'ultima stagione di B, appena rinnovato col club lariano sino al 30 giugno 2025. Dell'Icarri ci sta provando, ma servirà tempo. La squadra è tornata ad allenarsi dopo il ritiro di Palena, che è durato 12 giorni. Questo pomeriggio la ripresa dunque degli allenamenti agli ordini del tecnico Alberto Colombo. Il prossimo test amichevole si disputerà mercoledì 3 agosto con inizio alle 18 a Pianella contro la locale formazione militante del campionato di promozione. Ricordiamo la diretta integrale su Rete 8.